Il mestolo lo comprano sempre. Noi facciamo la fiera, la faceva mio marito, abbiamo iniziato nel 73, sono quasi 50 anni che si viene a vendere il mestolo. Non poteva mancare il tradizionale mestolo alla fiera di settembre, che dopo 2 anni di pandemia è tornata finalmente a pieno regime. È molto importante, è importante al 100%. La fiera del mestolo nel corso degli anni è cambiato decisamente volto, ormai propone infatti prodotti di ogni genere, sapori ed enogastronomia. Gli ambulanti di alimentari sono infatti senza dubbio i più numerosi sul percorso, con formaggi, salumi, immancabili brigidini, ma anche porchetta e quest'anno funghi porcini. E penso che sia una delle migliori fiere degli ultimi anni. Come inizio è pauroso veramente. Quest'anno per la prima volta facciamo questa fiera qui a Arezzo e devo dire che i funghi hanno avuto un gran successo. Si sono fermati molti, hanno fatto delle foto, sono stati venduti, sì che siamo molto contenti. Fino a domenica quasi 250 gli ambulanti disposti con i loro banchi lungo il tradizionale percorso tra via Spinello, via Aretino, il parcheggio Eden, via Guadagnoli, via Sab ed infine via Margheritone. Secondo me dobbiamo essere positivi perché comunque dopo 2 anni di mestolo fatto in un periodo un po' particolare ci sono segni di ripresa, c'è più movimento, c'è anche turismo, quindi siamo fiduciosi.